la 11 si chiude con una situazione in generale molto difficile. Non devo dilungarmi su questo aspetto perché conoscete la situazione in generale, che ovviamente ci riguarda oltre che ci colpisce direttamente. Il Mezzogiorno e la Basilicata vengono interessati dalla crisi generale, come e più di altre aree, non fosse altro che per la sua, diciamo, storica debolezza, quella soprattutto del suo apparato produttivo, industriale e in generale, diciamo, con le difficoltà che si possono vedere. Peraltro non ci sono state nel corso del 2011 segnali che facessero sperare in una iniziativa governativa. L'auspicio naturalmente che esprimo è quello che il governo che si è, il governo di emergenza, perché abbiamo un governo, un vero e proprio governo di emergenza, pur associandomi io con la considerazione del Presidente della Repubblica, che è da condividere al 100%, che nel rispetto della Costituzione italiana, perché la Costituzione italiana prevede il fatto che un governo, come diceva qualcuno, che passa il vaglio delle Camere, e cioè riceve la fiducia delle Camere, è un governo a tutto tondo. La sottolineatura è che naturalmente l'emergenza è data dal fatto che le forze che furono elette nel 2008 su schieramenti contrapposti, oggi si ritrovano a dover sostenere uno sforzo, quello del governo Monti, che è il frutto, la necessità di fronte alla quale ci siamo, trovati. Chi paga il prezzo maggiore di questa crisi, di questa situazione, è sicuramente il Mezzogiorno. Ancora non ci sono elementi che possano farci pensare ad interventi corposi, anche se i primi segnali ci sono e speriamo di poterli intravedere, diciamo, concretamente. Siamo anche molto contenti del fatto che una personalità come Giampaolo D'Andrea, professor D'Andrea, che tra l'altro voglio ricordare, questo come, diciamo, unica nota personale, insieme conducemmo una campagna elettorale nel 2001 con il sistema elettorale Mattarellum, lui al Senato, lui per il Senato, lui per la Camera dei Deputati, Giampaolo, anche lui in tutti questi anni ha dedicato molta attenzione alla provincia di Matera, alla città di Matera, anche per le sue qualità professionali, accademiche, e insomma devo dire semplice una nota, diciamo, di speranza, che anche la sua presenza nella compagine di governo, tra l'altro in una posizione delicata che sono quella dei rapporti con il Parlamento, ci potrà dare qualche opportunità di dialogo, diciamo, meno formale con il governo italiano. 568 delibere di giunta comunale. Le cose che dirò poi, se non volete fare molta fatica, sono raccolte nella nota che vi daremo subito. 568 sono delibere della Giunta Comunale, 81 i provvedimenti del Consiglio Comunale, 3.700 le determinazioni dirigenziali. Diciamo che l'aridità dei numeri però, insomma, cela uno sforzo di governo che testimoniato esattamente da queste il lavoro di questo 2011 si può sintetizzare, e lo abbiamo fatto con la nota che distribuiremo, in 8 macro aree, diciamo, in 8 punti cardine. Io inizio subito. Il primo elemento di grandissimo interesse sul quale abbiamo lavorato in modo molto forte è l'impostazione organica che abbiamo dato al programma per la candidatura della città a capitale europea della cultura per il 2019.
agendo molto sulle iniziative a proiezione esterna, in modo tale che possiamo oggi dire che in tutta Italia, in ambienti tra l'altro molto diversi, la nostra candidatura, che non è, diciamo, formalizzata come nessun'altra candidatura, formalizzata non essendo ancora uscito il bando europeo, è di fatto conosciuta ed è anche, diciamo, un elemento al tempo stesso, insomma, che incute qualche timore da una parte e grande curiosità. Il lavoro di impostazione, il lavoro organico di impostazione della candidatura ci ha consentito di sviluppare una serie di iniziative, di attività. Io lo ripeto sempre questo fatto, ma insomma è il caso che lo dica anche in questa conferenza stampa. È un lavoro che organicamente siamo tenuti a fare, ma che avremmo dovuto in ogni caso sviluppare. Cioè, io penso che le buone pratiche che sono contenute all'interno dello schema sul quale l'Europa chiede alle città, in occasione della sfida per la capitale europea della cultura, di sviluppare, sono pratiche che ogni città dovrebbe, diciamo, in qualche modo attuare, svolgere, perché costituisce in qualche modo una specie di canovaccio fondamentale per offrire ai propri cittadini e per far svolgere soprattutto alle città che hanno un patrimonio così straordinario come quello di Matera, far svolgere una funzione, un ruolo che va ben oltre i propri confini e i propri 60.000 abitanti, che pure ovviamente vanno coinvolti e vanno motivati a questa battaglia. Abbiamo, sapete, svolto, e lo troverete qui, abbiamo a conclusione di quest'anno abbiamo tenuto un Open Days che normalmente, ve lo dice uno che ha partecipato a diverse occasioni di questo tipo, a diverse iniziative di questo tipo, è stato assolutamente fuori, diciamo, dai canali burocratici, si è segnalata come una delle iniziative importanti nei quali personalità di tutta Italia e europee, a cominciare dal Presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, Doris Pack, hanno avuto modo di discutere e di valutare quanto sia importante oggi per una città svolgere la sua attività sul lungo, diciamo, il filo logico dello sviluppo dell'attività culturale, e quanto questo possa dare un contributo e un sostegno alle attività più generali che devono essere svolte di ogni settore. Ma naturalmente mi va di ricordare il fatto che abbiamo costituito il comitato istituzionale, abbiamo chiamato personalità di grande rilievo a livello nazionale e internazionale per coordinare questo lavoro, e abbiamo svolto tra l'altro alcune cose importantissime, in particolare ricollegando, come avete potuto osservare anche negli ultimi giorni di quest'anno, facendo un lavoro che da auspicio è diventato concretezza, quello di lavorare insieme alle istituzioni culturali per che la nostra città possa crescere. Parlo della sovrintendenza, parlo dei beni artistici architettonici, parlo della direzione regionale dei beni culturali, Maurano, con la sovrintendenza regionale, che ha un lavoro sinergico che ha dato risultati eccezionali, l'apertura di alcuni contenitori negli ultimi giorni dell'anno, che da anni e anni aspettavano di essere messi a disposizione della collettività. E quando dico collettività insisto su questo problema: pensare che sia soltanto una questione che ha a che fare con la pur importante presenza dei cittadini nostri, dei materani, corre il rischio di essere una visione minimalista. Noi abbiamo il dovere di offrire questo patrimonio al resto d'Italia e al resto del mondo, e inserirlo all'interno naturalmente di un circuito.
possa essere sempre più fortemente attraente. Abbiamo lavorato implementando l'iniziativa sulla lettura, è partito da Matera il forum del libro che presentato all'inizio a maggio al Salone Internazionale del Libro a Torino, gli altri festival della letteratura, quello femminile, Energia e le altre iniziative, e diciamo l'occasione formidabile che ci ha dato il direttore di Radio 3, Marino Sinibaldi, con la Tre Giorni di Materano, in cui Matera, ho detto qui, ha parlato di Matera da Matera, la radio ha parlato di Matera da Matera, e lo ha fatto con coinvolgendo un grande numero di testimoni, alcuni dei quali hanno scoperto una città che per loro non era, diciamo, nella migliore delle ipotesi costituiva un nome evocativo, ma niente di più. Hanno scoperto invece un patrimonio e hanno, devo dire, anche potuto verificare, qualche volta noi siamo ipercritici nei nostri stessi confronti di noi stessi, hanno trovato una città accogliente, una città disponibile, pronta anche a confrontarsi. Insomma, direi che il Matera si presenta in queste occasioni con il suo volto migliore, che direi è quello prevalente. Qualche volta sono le elite, diciamo così, permettetemi, che svolgono un racconto eccessivamente pieno di acrimonia, pieno di critica. Abbiamo invece potuto verificare come queste attività si sono svolte in un clima di disponibilità, di accoglienza, di apertura, cioè come abbiamo aperto la casa cava, un po', diciamo, un ventre materno nel quale sono entrate tante persone, tante personalità e singoli cittadini che hanno scoperto questo pezzo del grandissimo patrimonio che abbiamo, così dal punto di vista personale questa apertura si è determinata ed è stata un'esperienza molto interessante. Voglio far notare che questo non è un elemento secondario ai fini del percorso che dobbiamo fare, cioè la capacità dei nostri cittadini di essere aperti e di guardare anche positivamente alla presenza esterna, non soltanto perché è giusto in generale, ma direi che è anche di grande interesse dal punto di vista pratico. L'attenzione verso la città è testimoniata da questo numero. Noi abbiamo praticamente un incremento tra il 2010 e il 2011 rispetto al 2009, la somma dei due anni circa, adesso i dati li avremo poi definitivamente al 31 dicembre, abbiamo un terzo in più delle presenze registrate nell'anno precedente. E questo un 32-33% è un numero che testimonia quanto sia importante rivolgersi all'esterno della città, quanto sia invece pericoloso e autolesionista ripiegarsi su se stessi ritenendo che l'unica strada sia quella che noi ce la cambiamo e noi ce la suoniamo. Invece, insomma, ci sono molti che hanno strumenti, che hanno voci, che hanno intelligenze, che possono cantare e suonare insieme a noi una musica che serve a noi, ma insomma noi siamo un patrimonio dell'umanità, serve anche a noi. Abbiamo il secondo punto, abbiamo sottoscritto, questo è il programma più importante dal punto di vista finanziario, abbiamo sottoscritto con la Regione
L'intesa per il PIFUS, il programma che prevede la spesa di oltre 33 milioni di euro. Vi ho sintetizzato qui, vi ho richiamato nella nota a che cosa sono destinati queste risorse. Insomma, il programma integrato di sviluppo urbano sostenibile concentra una parte delle risorse per la mobilità sostenibile, sapete che è stato oggetto anche recentemente con il tribunale di vivace discussione, ma insomma ci sono anche altri interventi molto importanti, fra cui 6,6 milioni per il recupero di beni culturali, Castello Tramontani, Poggi di Piazza Vittorio Veneto, Auditorium Comunale, Circuito Urbano Chiese Rupestri, Pavaglia, che su cui sapete l'altro giorno abbiamo aperto, abbiamo detto che abbiamo destinato mezzo milione di euro per la copertura, Parco dei Monaci, Villaggio Trincerato Muggia Timone e Convento San Rocco. Ci sono anche 8 milioni di euro per aiuti alle imprese della filiera turistica, dell'industria creativa, urbana e dei servizi sociali. E poi 1 milione e mezzo per i servizi online, sport per la cittadina, alle imprese. 3 milioni e mezzo per ristrutturazione di impianti sportivi, opere complementari dei parchi, il nido di Viadina Gramsci e il finanziamento per parte comunale dell'accordo di programma La Martella, che voi sapete recuperammo, tra l'altro firmammo la prima firma apposta il 23 dicembre del 2010, subito prima di andare. È diciamo un punto fondamentale di partenza questo del PIFUS per il 2012, sia per le aspettative di lavoro nel settore del recupero, del restauro, sia perché abbiamo l'esigenza di sistemare una serie di opere, e l'altra è quella, ovviamente quella centrale, quella di disegnare, di insegnare l'idea di una città nella quale tra l'altro 13,4 milioni sono destinati alla mobilità sostenibile, possa affrontare il suo futuro in una condizione molto diversa rispetto alla quale si trova adesso. Valorizzazione dei beni culturali, terzo punto, questo punto si potrebbe titolare aperture dei contenitori culturali, forse contenitori culturali non la dice tutta, ma insomma credo che più o meno dia l'idea, e al tempo stesso diciamo apertura dei contenitori culturali e chiusura al traffico. Questo capitoletto, diciamo, questo capitolo non proprio secondario, lo definirei così, aperture e chiusure, aperture delle cose buone e chiusura al traffico, ovviamente, delle cose buonissime che devono essere tutelate. Ricordo il Parco del Castello, il Convento di Santa Lucia a Porta Pistola, l'apertura e l'aggiudicazione per la gestione della Casa Cava, i monumenti storici come la Cattedrale delle Chiese Rupestri che è Santa Maria della Valle, il Palombaro di Piazza Vittorio Veneto, ovviamente tutto questo provando anche a immaginare una gestione di questi beni assolutamente indispensabile. L'idea è quella di offrire strumenti snelli con una tessera integrata per gli iscritti, gli atti unici, in modo da poter far fruire di questi monumenti il maggior numero di persone in condizioni di massimo comfort. La pressione, e uso la parola diciamo non a caso, la pressione che lungo tutto quest'anno abbiamo avuto sul problema delle toilette, dei bagni pubblici, la pressione proprio era molto forte la pressione, finalmente ha avuto diciamo il suo sbocco naturale, e chi ha potuto vedere i bagni che sono stati recuperati, che hanno messo a disposizione in una condizione assolutamente invidiabile, può verificare la concretezza e anche il livello di civiltà, anche lì siamo chiamati alla gestione.
Ma abbiamo aperto anche il parcheggio di Via Saragat, abbiamo con il lavoro fatto da Silvia Vignola avuto prima una sperimentazione del farmer market nella piazzale antistante, la casa comunale, e adesso abbiamo pensato di riservare una frazione del piano terra, quello diciamo su via Saragat, del parcheggio all'attività di farmer market per sabato mattina. Insomma, è un elemento sul quale abbiamo registrato gradimenti generalizzati ed è positivo. Così come abbiamo aperto l'albo pretorio online e lo sportello unico delle attività produttive. Io qua mi chiedevo se sta funzionando il meccanismo dei progettisti che possono funziona regolarmente. Il collegamento con Catasso. Funziona tutto, funziona. Funziona. Benissimo, allora, sia per lo sportello unico sia per la posta certificata e il collegamento con il catasto, per i progettisti è una cosa molto importante perché velocizza e risolve diversi problemi. Abbiamo chiuso al traffico Piazza Duomo e abbiamo definito la ZTL per i Sassi, il centro storico. Abbiamo avviato il cantiere di Vico Commercio e anche diverse altre opere che richiedevano diversi luoghi che richiedevano di essere riqualificati. Abbiamo anche in questo capitolo delle aperture, è vero Vice Sindaco, abbiamo aperto il cantiere del parco di Serra Rifugia, che languiva ormai da anni, oltre a perdere i finanziamenti, erano delle cose abbandonate, c'erano 3 milioni e mezzo, il parco di Macamarta, il cantiere per la realizzazione degli alloggi nei Sassi con la legge 79, i lavori nella zona nord della città, nel quartiere dell'Arco, l'annosa per noi diciamo è stata una delle emergenze che abbiamo dovuto affrontare, via Nino Rota, e che abbiamo risolto senza danni per l'amministrazione comunale, perché qui diciamo, si apriva un contenzioso complicatissimo, speriamo di poterlo portare avanti in maniera adeguata. Il quartiere Aquarium, e abbiamo avviato a soluzione l'annoso problema della rendicontazione dei circa 15 milioni di euro del vecchio Fisu del 2000-2006. Ricordate, una storia per la quale il Consiglio Comunale si è assunto la responsabilità di riservare 100.000 euro per effettuare, in una condizione tra l'altro molto complessa di calcolo, la rendicontazione per poterci far incassare quei soldi. Devo dire che il recupero di queste cifre, lo dissi già in altri momenti, ma è bene ripeterlo, il recupero di opere che languivano e che non sembrava quasi più possibile riavviare i cantieri, ha consentito complessivamente di recuperare circa 15 milioni di euro. Pensate che normalmente, insomma, in un periodo come questo molto difficile, se oggi si recuperasse un finanziamento ex novo di 15 milioni di euro, faremmo diciamo forse 2 giorni di festa. Insomma, abbiamo evitato di fare festa, abbiamo cercato di lavorare anche in quei 2 giorni che sarebbero stati riservati alla festa. Anche per gli strumenti urbanistici, 2011 è il quarto punto, siamo andati avanti. A febbraio abbiamo predisposto il regolamento urbanistico in attesa di un approfondimento dal punto di vista geologico. La Regione nelle scorse settimane ha effettuato la gara per i sondaggi geologici in modo da poter arrivare rapidamente a proporre in Consiglio Comunale il regolamento urbanistico.
siamo andati avanti anche con il piano strutturale, ne abbiamo discusso in vari momenti, anche diciamo in maniera informale, al pubblico, è successo qualche settimana fa nella giardica provinciale. Abbiamo portato in consiglio comunale il quadro conoscitivo del piano strutturale e abbiamo adottato come giunta il PUM, il piano urbano della mobilità, che ci consentirà di organizzare meglio, un po' meglio, i trasporti in città, fluidificare il traffico, mettere in sicurezza i punti più pericolosi, con conseguenze importanti, credo positive, per la qualità della vita. Il quinto punto riguarda le politiche, diciamo, il comparto delle politiche sociali, che è un po' difficile restringerlo ad un settore, è qualcosa di più, perché c'è sicuramente la cura della persona, c'è sicuramente l'esigenza delle fasce deboli, c'è sicuramente l'esigenza e la domanda forte delle famiglie per quanto riguarda la funzione genitoriale, i bambini che devono andare ai nidi, che devono andare nelle scuole. Insomma, è complesso, ma è anche però risposta ai temi economici, a cominciare da quello della casa. Voi sapete che il 2011 si è caratterizzato anche lì, insomma, senza rinunciare a quella vivacità e anche a una buona dose di discussione piuttosto animata, abbiamo licenziato il piano casa del Consiglio Comunale, abbiamo licenziato le varianti per l'assegnazione dei suoli alle cooperative, l'avvio di lavori per realizzazione di alloggi popolari nei Sassi, l'avevo detto prima, ma a questo, tutto questo vanno aggiunto il fatto che, avendo noi risolto in Consiglio Comunale, abbiamo portato il PRUC Venuzio, quel piano che insomma ci dava un po' da pensare per il contenzioso che si era aperto, c'era una collegio arbitrale che stava praticamente per farci la festa su intorno a 3 milioni di euro, l'abbiamo risolto e lì, tra le altre cose, realizziamo 50 alloggi da parte dell'istituto alloggi della casa popolare, dell'ADEF. Abbiamo continuato a tenere la battuta nonostante le difficoltà sulle mense scolastiche, abbiamo risultati in qualche caso eccezionali. Io devo dire che l'altro giorno ho partecipato alla presentazione di quel lavoro che ha ottenuto il primo premio a Torino da parte della scuola media Nicola Festa, e le maestre, gli insegnanti, il professore, la professoressa, il capo istituto e anche i genitori continuano a dirci che uno delle leve attraverso le quali è stato possibile raggiungere quel risultato è il fatto che già all'inizio dell'anno 2010-2011 e poi confermato quest'anno abbiamo ricompreso tra le scuole per il servizio mensa la scuola di Nicola Festa. Sembra una cosa quasi banale, ma insomma il tempo prolungato, il lavoro che i ragazzi fanno a scuola insieme agli insegnanti dà anche questi frutti, e quindi quando insistiamo su questo problema, che non è soltanto una questione materiale, non si tratta semplicemente di dare da mangiare ai bambini a scuola, ma c'è dietro questa scelta una scelta di carattere culturale, di carattere didattico, che ha, diciamo, a che fare con l'essenza vera del lavoro che si fa a scuola. Questo è un esempio che noi dobbiamo portare, diciamo, a onore delle scelte che abbiamo portato. Abbiamo aperto il centro delle famiglie recentemente, lo sportello degli immigrati e il centro diurno disabili. Voi sapete che c'era un'esigenza di spostare il centro diurno disabili alla nuova struttura realizzata, anche questo l'abbiamo completato. Sesto punto,
anche Matera ha celebrato il 150esimo dell'Unità d'Italia. Lo dico così, lo vedete nell'appunto, è stato anche per Matera l'anno del 150esimo. Perché dico che è stato anche per Matera? Perché non era scontato, perché Matera, diciamo, la sua storia risorgimentale non è una storia liquida, è tuttavia dentro una storia complessa, difficile, lo abbiamo detto in quei giorni, contraddittoria, ha avuto i suoi punti di eccellenza e insieme a diverse associazioni, le scuole, l'unica, richiamo una per tutte perché ha avuto fatto un programma mastodontico, abbiamo ritenuto insomma di mettere in evidenza quanto fosse comunque necessario ancora di più legare questo 2011 a eventi importanti, al richiamo forte all'unità del paese. E quindi due cose voglio richiamare: la grande manifestazione del 17 di marzo con lo scoprimento del busto a Giambattista Pentasuglia davanti al suo generale, voi sapete che dice anche il busto Giuseppe Garibaldi, e il calo della Bruna nelle officine grandi riparazioni a Torino, capitale diciamo dell'Unità d'Italia, che abbiamo inaugurato insieme al sindaco, ho avuto l'onore di inaugurare insieme al sindaco di Torino il giorno prima, il 16 marzo. Ero l'unico sindaco praticamente presente. È diciamo un elemento di grandissimo richiamo, il simbolo della nostra città, che è un simbolo religioso ma è anche un simbolo laico, è un simbolo complesso, nella sua complessità ha avuto spazio e continuerà a rimanere lì, tra l'altro fino ad aprile, mi pare, sarà proprio fino a marzo, fino al compimento dell'anno delle celebrazioni. E insomma abbiamo raccolto lo stimolante appello del Presidente della Repubblica e non abbiamo voluto venir meno a questi impegni. Ma è stato anche l'anno di cui abbiamo ricordato le cose importanti, non abbiamo ridato tra il 2010 e il 2011 forte impulso alla memoria del 21 settembre, così come non ci siamo fatti passare sotto il naso il decennale delle Torri Gemelle, della tragedia di New York l'11 settembre. Settimo punto, penultimo, tutta l'attività si è svolta in un momento difficile, impegnativo. Abbiamo lavorato sulla base del programma di governo e sulla base naturalmente dei vincoli del bilancio, quello che il programma di governo è sempre bellissimo, nel senso che tu vuoi fare tutto, poi devi trovare le risorse per questo. In genere diciamo bisognerebbe essere molto più rigorosi, cioè dire che il programma di governo sì, è collegato direttamente alle risorse disponibili, però insomma in buona misura siamo riusciti a tenere questo collegamento. Più complicato è stato mantenere invece l'equilibrio vero e proprio del bilancio 2011 a causa di alcune situazioni che si sono determinate, a cominciare dalla innanzitutto noi abbiamo approvato il primo bilancio vero e proprio nostro, è stato quello di quest'anno, perché il bilancio 2010 l'abbiamo trovato già approvato dal commissario. Abbiamo mantenuto la traiettoria rigore, equità, estensione dei diritti sociali, rafforzamento dei valori condivisi sul piano etico e culturale, valorizzazione del patrimonio comunale, sostenibilità ambientale, trasparenza e sobrietà. Voglio ricordare che ciascuno di queste parole che ho pronunciato adesso hanno delle concrete realizzazioni. Insomma, sostenibilità ambientale, abbiamo stipulato con la regione Italcementi, per esempio,
l'accordo per il monitoraggio ambientale di gran parte del territorio comunale. Abbiamo sul rigore abbiamo tenuto in ordine i conti e al tempo stesso abbiamo fatto un atto di enorme civiltà, quello di riconoscere 2,5 milioni di debiti fuori bilancio che rivenienti da vecchissime gestioni. E questo devo dare atto al Consiglio Comunale di aver saputo assumersi una responsabilità, tra l'altro lo ha fatto in scienza e coscienza. Voi sapete che ci è stato richiesto un tempo più lungo di analisi, di valutazione delle pratiche, delle carte, lo abbiamo concordato, lo abbiamo definito insieme al Consiglio Comunale, con la Presidente del Consiglio, che diciamo, ringrazio attraverso la sua persona tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e di minoranza. Io dico sempre, quando parlo di queste cose, cioè di quello che l'amministrazione comunale, un ente pubblico, deve dare ad un privato cittadino, sia imprese, sia non impresa, dico sempre ai consiglieri comunali, e prima ancora lo dico a me stesso, mettiamoci nei panni del creditore che da 15 anni, da 20 anni avanza soldi da lui stesso. Qualche volta diciamo esercitiamo la nostra funzione con un po' di spensieratezza e magari evitando di pensare che certi atti, certi atteggiamenti nostri diventano una sorta di istigazione a delitto, perché noi quando si fatalizzano alcune cose il comune continua a non rispondere. Quindi questo atto io lo ritengo insomma di grandissima civiltà, prima ancora che rilevante sul piano economico, per 2,5 milioni. Abbiamo lavorato anche nell'assestamento recuperando alcune situazioni, voi sapete l'anno difficile si è caratterizzato anche per un incremento corposo delle tariffe energetiche, oltre che delle esigenze che abbiamo avuto, perché naturalmente quando parliamo di alcune situazioni nelle quali non c'è sufficientemente illuminazione, teniamo richieste di interventi eccetera, poi ci arriviamo, facciamo, mettiamo altri 50 punti luce. Però tutto questo pesa naturalmente sulla bolletta energetica. Su questo punto il 2012 deve essere l'anno della verità, ovvero se sono partito. Sarà l'anno della verità perché noi dobbiamo riuscire a risolvere questo problema definitivamente, abbassando la bolletta energetica attraverso una serie di iniziative che nei prossimi giorni, insomma, proveremo a pubblicizzare. Anche la macchina amministrativa ha risentito di interventi consistenti, abbiamo messo mano alla riorganizzazione del personale, anche qui diciamo siamo sempre presi dalle spinte centripete. Abbiamo messo in campo azioni per migliorare il bilancio attraverso l'alienazione di immobili, abbiamo fatto una deliberazione nell'ultimo consiglio comunale, ma insomma continueremo su quel versante, soprattutto puntando alla valorizzazione complessiva del patrimonio, la nuova indicizzazione dei beni catastali, la gestione diretta delle entrate tributarie per le quali si è svolta una gara d'appalto e noi praticamente siamo sicuramente, io non so adesso in Basilicata, siamo l'unico, siamo sicuramente avanti, non so chi, se voi avete insomma, potuto osservare come quello che sembrava un provvedimento che si sarebbe avrebbe visto la luce in tempi più lunghi, invece si è rapidamente concretizzato e quindi i comuni devono provvedere a internalizzare, praticamente devono internalizzare il servizio di riscossione dei tributi. Tra l'altro noi
Abbiamo predisposto un dispositivo che si è concretizzato appunto in una gara, in un affidamento, eccetera, che potrà essere utilizzato anche dai comuni che eventualmente vogliono chiederci una consulenza, una disponibilità, quindi svolgendo o addirittura o associandosi direttamente, svolgendo tra l'altro in questo caso insomma un compito che in qualche modo il capoluogo deve svolgere. Ottavo ed ultimo punto, gestione rifiuti, decoro urbano. È uno dei punti nevralgici, costituisce il biglietto da visita della città, quello della raccolta, quello della pulizia, la tappina al tornasole anche del lavoro degli amministratori, perché chiunque di noi si trova per strada almeno una volta al giorno riceverà la segnalazione che dice una cosa, dice un'altra, dice un'altra. Il problema però va guardato nel suo complesso. Noi abbiamo dovuto affrontare due emergenze nel corso del 2011. La prima è stato il cambio col treno in corsa della ditta aggiudicataria a seguito della sentenza della Corte del Consiglio di Stato, e i raid notturni che ci hanno sconquassato un po' la discarica, le macchine, attrezzature. Voi sapete che abbiamo avuto la distruzione della cabina elettrica. Ne ho citate due perché sul terzo, cioè il fatto che abbiamo dovuto rinunciare a un dirigente, tra l'altro l'unico dirigente tecnico che avevamo in forza al comune, perché questo tema dei dirigenti è un tema più generale. Noi ci siamo trovati a lavorare praticamente con una riduzione verticale del numero dei dirigenti. Anche questo, il lavoro fatto in condizioni non facili, insomma, dimostra che c'è stato uno sforzo consistente, considerevole per affrontare queste situazioni. Abbiamo riorganizzato però il servizio tra non poche difficoltà, e abbiamo anche definito l'estensione del servizio ai borghi e alla zona Pipe, che partirà nel 2012. Gran parte dei problemi sembrano risolti, ma ovviamente le difficoltà sono sempre a portata di mano. Concludo. Segnali, dicevo all'inizio, l'economia non ha dato segni positivi, e le già difficili situazioni, parlo del comparto del salotto che sapete non ha ottenuto le risposte anche sul piano governativo che si aspettava, e parlo anche di alcune vertenze, di alcune situazioni specifiche, la Ferrosud ed altre, che richiederebbero appunto un intervento dall'esterno che non c'è stato. Concentrarsi sui temi del lavoro da parte nostra sarà l'impegno del 2012, anche attraverso quella iniziativa che ho richiamato, di coinvolgere le associazioni professionali, le associazioni imprenditoriali, i sindacati, in una verifica della possibilità di realizzare, di presentare, di elaborare progetti capaci di dare da una parte una svolta ad alcune attività che noi siamo chiamati ad assicurare, ad alcuni servizi che siamo chiamati ad assicurare, dall'altro a offrire opportunità di lavoro, opportunità economiche ai diversi comparti. Nell'arco di qualche giorno noi torneremo a discutere di questo problema, perché vogliamo costruire nuovi modelli di affidamento e gestione di servizi, assicurando rigore, efficienza, efficacia e aumentando l'opportunità di lavoro soprattutto per i giovani. Avremmo voluto fare di più? No, sì, avremmo voluto fare qualcosa in più, però credo che insomma abbiamo seguito
un indirizzo abbastanza impegnativo. Io spero si possa lavorare soprattutto in un clima di condivisione, cercando soluzioni ai singoli problemi, evitando di strumentalizzare problemi ad altri fini. Le difficoltà, io, che sono sempre a portata di mano, non devono diventare occasione o pretesto per polemiche o per distinguere, diciamo, per attività di distinzione eccessiva rispetto al lavoro che stiamo svolgendo. Io penso che il sindaco, la giunta, i singoli assessori, l'amministrazione in generale è pronta al dialogo, anche a correggere in ordine a esigenze specifiche di singole forze politiche, di gruppi che manifestano naturalmente delle sensibilità alle quali noi non siamo estranei, però non possiamo venire in meno ai nostri doveri nei confronti della città e dei cittadini. E penso che, tra l'altro, quando parlo di cittadini non parlo soltanto degli abitanti della città di Matera, perché tutti quanti si aspettano da noi risposte concrete senza soluzione di continuità. E quindi, diciamo, per chi si aspetta sfracelli, che a un certo punto si interrompe tutto, si ferma e aspettiamo una situazione nuova, eccetera, sbaglia. Io penso che dobbiamo lavorare sul piano politico senza mai perdere di vista i nostri doveri nei confronti della città. Insomma, la traiettoria che abbiamo disegnato in questo 2011, che abbiamo seguito in questo 2011, potrà trovare ulteriori elementi nel corso dell'anno che sta per iniziare. Io penso che Matera potrà, insomma, seguire bene questo lavoro, potrà contare su un governo cittadino